Arrivano tre punti fondamentali per la Juventus di Max Allegri nel segno della gioventù. E sì, perché questa volta i gol arrivano non dai difensori esperti, non dai centrocampisti di vecchia data, ma dagli attaccanti, soprattutto dai più giovani, da quelli a cui ci si aspetta di più, da Kenan Yıldız, che finalmente vediamo dal primo minuto e che fa uno di quei gol davvero predestinato, e soprattutto da Dusan Vlahović, che si sblocca, lo fa alla grande, lo fa nel suo modo, soprattutto rispondendo a tutte le critiche di queste ultime settimane che lo davano come un giocatore finito, un flop, un giocatore che non è da Juventus. Beh, quando gli si danno le possibilità e le chance, questo ragazzo c'è, e come. Ed è una Juventus questo che aveva rischiato di mettersi da solo in difficoltà, diciamoci la verità, perché è una Juventus che, anzi, prima di partire, come sempre, ricordo di supportarci, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like e soprattutto diteci la vostra qui sotto nei commenti in merito a questa vittoria della Juventus per in casa del Frosinone, una vittoria importante per intanto era importante per la classifica, soprattutto era importante per il morale, perché la Juventus veniva dal passo falso a Genova contro il Genoa ed era importante ritornare alla vittoria, cioè due partite senza vincere sarebbe stato secondo me un problema proprio a livello mentale, avrebbe staccato definitivamente la spina per il discorso scudetto, non solo in quanto a punti ma anche in quanto proprio a vera e propria spinta nei confronti di un campionato che ancora rimane aperto. E ricordiamolo, perché rimane aperto? Perché ovviamente se le qualità lì davanti ce le ha, perché ha un giocatore come Kenan Yıldız che noi qui su FCM New Sport sponsorizziamo praticamente da quando è arrivato, dicendo questo ragazzo rispetto agli altri, ai Nicolussi, ai Miretti e tutti gli altri che vengono dal settore next gen, ha qualcosa di diverso, ha qualcosa in più, anche allo stesso Barrancea che abbiamo visto oggi in campo contro la Juventus, a mio avviso anche rispetto a un Sulè che oggi abbiamo visto non essere di fatto il mega protagonista che ha fatto vedere fino ad ora, mentre che Kenan Yıldız, prima partita da titolare con la Juventus, dovuta anche a cosa? Al fatto che, ricordiamolo, problema fisico per Chiesa, rimane fuori, a sorpresa Allegri lascia fuori anche Vlahović. Secondo me è stato anche una sorta di messaggio, un messaggio per il ragazzo, cioè non hai il posto sicuro, quindi te lo devi lottare questo posto, noi vogliamo qualcosa in più da te, però rimani un attaccante su cui puntiamo, e infatti nel secondo tempo poi entra e la decide. Ma al di là di questo, tornando a Kenan Yıldız, questo ragazzo che la qualità la vedi, cioè quando uno fa la prima partita titolare in un momento così delicato, poi tra l'altro è la stagione, perché era importante vincere, perché è importante rimanere al passo dell'Inter, e quando un ragazzo giovane lo metti a titolare per la prima volta a 18 anni, beh, quasi ti aspetti il compitino, il passaggetto, un po' come abbiamo visto le prime partite proprio di le prime partite fatte da Nicolussi, da tutti questi giocatori, cioè il classico compitino, la metti lì, la metti là e finisce un po' la partita. Lui invece cosa fa? Si infila tra tre giocatori e fa un gol pazzesco, un po', non so se vi ricordate, ma a me ha ricordato francamente un gol anni fa, non di Ibra ma di Del Piero, ma con Ibra che in Champions League si liberò da tre giocatori, andò al tiro, poi sulla ribattuta segnò Del Piero. Ecco, questo era il gol di Kenan Yıldız. Però, lasciatemelo dire, Kenan Yıldız, partita meravigliosa, ma nel secondo tempo entra al suo posto un certo Dusan Vlahović. E io, ripeto, voglio sentire tutti quelli che durante queste settimane dicevano che Vlahović era un bidone, che Vlahović era un giocatore finito, non da 75 milioni. Signori, questo è un bel attaccante. Va messo nelle condizioni di poter segnare, deve lui metterci del suo, attenzione, perché deve metterci del suo, perché è obiettivamente è anche un problema di testa, secondo me. Nel senso che, secondo me, lui deve anche, in qualche modo, metterci più cattiveria, non scoraggiarsi al primo errore, e lo abbiamo visto tante volte in questi mesi. Cioè, tante volte abbiamo visto un ragazzo che, dopo un po', crolla mentalmente, non riesce a essere efficace, si perde un po' mentalmente, si arrabbia con i compagni, si arrabbia con se stesso, insomma, un attaccante che ogni tanto... Però poi, quando tutto va bene, è un signor giocatore, lui deve fare questo tipo di passaggio qua, cioè deve evitare questo... problema di proprio caratteriale. Al di là di questo, è una vittoria importante per la Juventus, intanto per la classifica, perché la Juventus così facendo allunga prima di tutto sulle altre, e quindi su chi? Sul Milan,
che ieri ha pareggiato, lo sappiamo, 2-2 con la Salernitana. È arrivato tra l'altro all'ultimo il gol di Jovic su assist di Giroud, che ha in qualche modo evitato il tracollo e quindi la sconfitta. Ma comunque oggi la Juventus, rispetto alla terza in classifica, che è il Milan, ricordiamolo, 2 anni fa ha vinto lo scudetto, ha 7 punti a dicembre. È un passo importantissimo, cioè questo è un passo troppo importante per la Juventus. Oltretutto è in questo momento, ad oggi, ricordiamolo, tra un po' ci saranno le altre partite, giocherà il Bologna che aveva una partita fondamentale dell'Lì, si capiranno le vere ambizioni del Bologna, però se per caso il Bologna non dovesse vincere, la Juventus è a 10 punti dalla quarta, che è la Fiorentina, quindi sono passaggi importantissimi questi per la Juventus, sono momenti importanti perché vi fanno capire che questa Juve rispetto all'anno scorso ha qualcosa in più. Sicuramente l'atteggiamento non è dei migliori, perché diciamoci la verità, dopo il primo gol di Yıldız la Juventus la doveva chiudere e invece si continua a soffrire imperterrito per praticamente tutta la partita, tant'è vero che poi è arrivato il gol dell'1-1 del Frosinone, che aveva cominciato a mettere un po' più di grinta, un po' più di spirito, un po' più di di ritmo rispetto alla Juventus, che invece stava accalando un po', allentava la situazione, cercava di addormentare la partita. Invece no, la Juventus, infatti lo aveva detto anche Locatelli nel primo tempo, alla fine del primo tempo ha detto dobbiamo chiuderla, però dobbiamo vederlo anche nei fatti tutto questo. La Juventus deve chiuderle queste partite. Quindi è una Juventus che obiettivamente doveva chiuderla prima. Poi per fortuna è arrivato il gran gol di testa di Dusan Vlahovic. Poco prima è arrivato tra l'altro una traversa clamorosa di McKennie, che devo dire mi sta sorprendendo partita dopo partita. Oggi ha fatto una buonissima partita, soprattutto quel tiro al volo con una sforbiciata volante quasi in avanti verso la porta, con quella traversa che ancora trema. Devo dire che sta facendo un'ottima stagione McKennie. Mi è piaciuto anche molto Milik, perché fa quello che dovrebbe fare Vlahovic, ossia coprire il pallone, lo fa con tecnica, lo fa con qualità. È un Milik che non segna, però fa quasi la seconda punta, la fa bene. Io continuo a credere che Milik può giocare al fianco di Vlahovic e lo farà. La speranza però da questa vittoria è intanto che la Juventus continui con questo tipo di percorso, ma soprattutto che la Juventus continui a puntare su Kenan Yıldız, perché l'infortunio di Chiesa e questo problema di Chiesa deve essere anche una sorta di spinta per lanciarlo questo ragazzo, che secondo me merita di avere più spazio, merita di avere più possibilità, e mi piacerebbe vederlo anche alle spalle delle due punte per agire un po' in una zona dei tre quarti e poter dare uno sprint in più ai compagni. La Juventus quindi vince a Frosinone, partita importantissima ai fini della classifica e quindi l'obiettivo scudetto. È una Juventus che ora, settimana prossima, sabato 30, affronterà la Roma. La Roma di José Mourinho, e lì può, secondo me, definitivamente lasciar fuori dalla zona Champions la Roma, e quindi potrebbe essere un altro elemento importante. Insomma, questa Juventus può ancora lottare per lo scudetto? Parliamone qui sotto nei commenti.